Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video della casa di Mattia. Dunque, volevo solo farvi vedere la mia, chiamiamola routine, che applico prima di fare la lavatrice nel caso in cui ci siano delle tovaglie molto macchiate o con macchie secche. Questa, per esempio, l'ho messa nel cestone una settimana, 2 o 10 giorni fa. E ora bisogna smacchiare queste, poi c'è una parte di pomodoro che è un po' quello più difficile. Allora vi faccio vedere come faccio io. Prendo un bicchiere d'acqua di solito, un goccino, e essendo secche le bagno un pochino. Poi, dopo aver bagnato il tessuto, in modo tale che quindi bagnandolo renda più penetrabile lo smacchiatore, prendo lo smacchiatore, questo qua, l'omino bianco smacchia facile, uso sempre questo di solito. Lo passo su tutte le macchie. Là. E con il dito lo gratto un pochino, ma tale, guardate, già si è sciolta un po'. Però lo gratto un pochino in modo tale da far penetrare bene. Vedete? L'omino bianco. Poi lascio agire, cioè infilo tutto in lavatrice. Prima di far partire la lavatrice lascio ancora 10 minuti, intanto faccio altre cose, tipo svuotare la lavastoviglie o passare l'aspirapolvere. E poi faccio partire il lavaggio. Il lavaggio sarà un lavaggio a 60 gradi, con il ciclo cotone, detersivo in polvere, quello della Ariel che uso io per i colorati, se no va benissimo il Dash, quello che avete normale. Aggiungo, no, nel caso usiate il Dash che contiene già sbiancanti a base di ossigenativo, aggiungete mezzo misurino o massimo 3/4, vabbè, bella carica sta lavatrice. Però aggiungete massimo mezzo o 3/4 di misurino di vanish in polvere. Scusate, stavo facendo di vanish in polvere, questo qua. Mentre se aveste per caso, come io, l'Ariel, ne aggiungete uno di misurino perché non ha gli sbiancanti a base di ossigeno attivo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e che possa tornare utile. Se il video vi è piaciuto, comunque mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale, commentate qua sotto se avete domande e ci vediamo in prossimi video. Ciao!